È passato in vantaggio subito al settimo minuto quando Gio Paolo ha inventato una punizione tutta brasiliana. Il Bari ha reagito con vigore. Dal 35esimo João Paulo ha mostrato al connazionale Casagrande il suo valore con una rete d'antologia. Ancora João Paulo sugli sviluppi di un calcio d'angolo è stato lesto a battere. Arrivava il pareggio. Calcio d'angolo di Carbone, grande indecisione della difesa biancazzurra e palla a João Paulo che non aveva difficoltà a firmare l'1-1. Il secondo tempo, come nel primo tempo, indecisione della difesa laziale e João Paulo pronto a mettere dentro con il sinistro. Al termine il risultato è apparso comunque giusto perché alla maggiore pressione. Dopo 11 minuti il raddoppio del Bari, scende João Paulo, scambio con Carrera e Fioretti e quindi il gol di esterno sinistro sull'uscita di Rampulla. Prima della è fine. Puntuale quanto la consueta, inimitabile sportività di Emiliano Mondonico. Ma il calcio esiste, è bello anche così, viene a giocare. Punizione di marca sudamericana. Il Parma, che ha dovuto rinunciare all'infortunato Melli, non ha. Penalti per un fallo di calcaterra su João Paulo e lo stesso brasiliano supera dagli 11 metri Fontana. Il Cesena non si fa intimorire. Il penalty va a João Paulo che porta a 4 le Terracenere. Ancora Raducioiu velocissimo a João Paulo che ferma. Trova lo spazio e batte. João trova il gran gol che cercava con un'azione personale più brasiliana di lui. Il Cagliari infatti continua. Il giro di boa è disastroso, due sole vittorie, sei pareggi e ben nove sconfitte. Negli ultimi anni in Italia e Ferron non può far altro che agganciare il rumeno. Il rigore appartiene a João Paulo. Si potevano essere molti di più. Il primo di Maiellaro è da manuale, il secondo di João pure. Nella ripresa dopo il quarto sigillo, ancora di João, rischia di seppellire il Bologna sotto una goleata. E soprattutto un grandissimo Gio Paolo, incontenibile non solo nell'azione dei due gol, il primo segnato un minuto dopo quello di Cerezo a Lecce. Pallo fra Lupo e Maldini, ancora Lupo, Maiellaro, bello spunto di Maiellaro verso Gio Paolo in aria, evita il portiere, Gio Paolo, tiro gol! Bari che torna in vantaggio ancora con João Paulo, 12° gol in campionato del brasiliano João Paulo. João Paulo, che è ben servito da Protti, trova il corridoio. Ma quello dei pugliesi è realizzato all'ottavo da João Paulo. Per i veneti fissa il punteggio sul 3-0. Marcato da portiere Landucci, rigore sacrosanto che João Paulo trasforma spiazzando il portiere 1-0.